Penso che una persona debba scegliere il modo di esprimersi in cui si sente a suo agio e quindi, per esempio, io ho scelto di farlo ballando, ma non so, un'altra persona può scegliere cantando oppure dipingendo e quindi penso che appunto il modo di esprimersi sia una cosa molto soggettiva e che ognuno possa scegliere il proprio. Sicuramente riuscirei a danzare nel silenzio più totale perché al contrario di come pensa molta gente, si riesce a danzare anche senza musica e anzi mi sentirei anche più libera da ogni schema e da ogni convenzione che la musica può dettare. E mi sento totalmente libera perché posso esprimere qualsiasi sentimento mi passa per la testa attraverso i miei movimenti, quindi in un momento di felicità potrei saltare, in un momento di tristezza magari fare movimenti al pavimento, movimenti che esprimono appunto il sentimento che io sento. E attraverso la danza cerco di comunicare un sentimento, uno stato d'animo che magari mi viene difficile esprimere a parole, perché penso che il movimento sia qualcosa di molto più immediato che appunto una parola o un discorso. Fin da piccola guardavo sempre alcune mie amiche che già erano iscritte ai corsi e io le imitavo e quindi i miei genitori si sono resi conto che ballavo spontaneamente e mi hanno iscritto appunto a danza quando ero molto piccola. Pensando alla danza, la prima parola che mi viene in mente è passione, perché penso che senza di essa non si riuscirebbe comunque a mantenere una certa costanza, soprattutto nello studiare tante ore danza, come per esempio faccio io facendo il liceo coreutico, e quindi senza passione non riuscirei neanche ad avere la motivazione giusta per affrontare tutte queste ore di studio. Sicuramente in futuro mi piacerebbe continuare con questo percorso, quindi magari anche andare a studiare soprattutto all'estero, perché l'estero offre molte più possibilità che l'Italia per quanto riguarda la danza, oppure anche fare, non so, qualche indirizzo universitario più teorico, però sempre riferito alla danza.